ritardo l'abbiamo preso. E per me è un grande piacere avere questa sala ancora una volta piena di tanti amici, di tanti colleghi, di tanti giovani che sono qui venuti a sentirci, a sentire naturalmente soprattutto il professore Giavelio. Devo dire che al centro della vita di questa città e al centro di quelle che sono le strategie di crescita, i paradigmi di crescita che questa città, anche l'attenzione, il legame importante con i beni culturali e con tutte quante le altre persone che sono evidentemente interessate ad una... Beh, io credo che il meccanismo culturale, l'eredità storica e anche la situazione particolare dell'area Palermo e Sicilia, soprattutto in un momento drammatico come quello che vive l'Europa e il Mediterraneo in questo momento, sono fondamentali. Allora, tentare di ritrovare le radici, comunicarle, farle anche pezzo di coscienza collettiva, ma non solo locale, anche a livello europeo, sia fantastico. E ogni tanto mi viene in mente che si potrebbe immaginare un neo Garibaldi che riparta con delle camicie rosse da Palermo, ma vada a conquistare non Roma, vada a conquistare Bruxelles, no? Per spiegare che l'Europa non è solo un fatto legato alla monetina, che ogni tanto dà anche fastidio, ma che l'Europa è legata a questa stratificazione, questa capacità di incroci culturali che è la nostra e dove Palermo gioca un ruolo assoluto da protagonista. Questa cosa la facciamo qui all'Osteri, con il comune, con le realtà locali e con l'università. Se non sono i ventenni che studiano oggi a caricarsi di una idea completamente diversa del loro passato e della loro possibilità di ruolo futuro, e chi dovrebbe farlo? È a loro, cioè noi possiamo anche lavarci nelle mani, ormai siamo pezzi d'antiquariato, ma sono loro che hanno il bastone in mano, cioè il passaggio ce l'hanno e devono decidere di portarlo avanti. Allora, in questo senso, lavorare sulla coscienza storica diventa fondamentale. La storia forse non l'unica chiave, però è una bella chiave, cioè è quella che permette di capire la propria identità, di capire anche le energie che nella propria identità si nascondono e che possono servire a tracciare un futuro leggermente diverso da quello che abbiamo. Cioè, in fondo, questo ruolo di radiazione che ha avuto Palermo e la Sicilia in epoca arabo-normanna, ma che chiamo ogni tanto la Belle Époque degli arabo-normanni, ma pensiamo cos'è stata la Belle Époque del XIX secolo, cioè da Nelson al vilino di Basile, cioè cosa sono stati questi momenti importanti e quanto possano loro contenere ancora dei messaggi utili per domani.